Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi finalmente è uscita la nuova modalità della Six Warrior Challenge, o comunque della Six Warrior Event. Un evento che sarà una beta per i giocatori del Giappone, infatti non sarà questa la versione permanente che poi sarà questa difficoltà o comunque questa modalità, ma è già stato annunciato che in base ai feedback e in base ovviamente all'esperienza del giocatore si andrà a migliorare quella che sarà appunto adesso una modalità permanente. Quindi la Six Warrior Event sarà appunto un evento permanente che avremo la possibilità di poter affrontare e di poter vedere meglio stasera, ovviamente in live su Twitch. Sono tornate le free pool, infatti è stata inaugurata ieri sera, o comunque per meglio dire oggi, la Silver Week Campaign, dove appunto fino alla fine del mese avremo la prima multisummon gratuita del nostro, in generale, dei nostri banner. Qua, come potete vedere, è attivo adesso il nuovo simbolo della modalità permanente, che per l'appunto sarà Six Warrior Event. Six Warrior Event che oggi ci permette di ottenere, vabbè, i classici 5.000 punti che giustamente si ottengono durante ogni evento, ed un totale di 100 ultima core. 100 ultima core che ti consentono praticamente di comprare due ultima weapons, se ovviamente le state comprando per la prima volta, o avere praticamente due terzi del potenziamento della vostra ultima core. Quindi davvero davvero interessante, anche perché prima o poi giustamente i core sia dei personaggi che delle lufenie finiranno. Quindi giustamente, diciamo, il gioco si sta mettendo le mani avanti dicendo: no, non vi preoccupate, i core si possono formare lo stesso, anche perché tramite questo evento ne riceverete addirittura 100 a botta. Quindi veramente veramente interessante. Detto ciò, ovviamente a parte l'appuntamento di stasera su Twitch, che mi permetterà di mostrare in anteprima diciamo questa modalità anche ai giocatori del Global, che magari vogliono conoscere un attimino quello che succederà all'interno della versione di gioco, oggi ci sono le free multi, quindi video consueto per inaugurare, diciamo così, la campagna, per inaugurare la situazione della versione giapponese ed effettuare le free multi insieme. È uscita la BT di Snow, una BT abbastanza particolare che ha un effetto che devo effettivamente ancora inquadrare. Non ho capito benissimo come poter sfruttare bene Snow, avrò sicuramente la possibilità di poterlo vedere in azione e cercare di capire effettivamente cosa fare con questo personaggio. Liza ha preso la sua nuova arma LD, anche lei, diciamo, è rimasta bene o male la stessa, quindi faceva danni prima, fa danni adesso, è stata migliorata ovviamente in base al rework che ha preso, però non mi sembra effettivamente che mi faccia fare i salti mortali per dire oddio quanto è forte, devo assolutamente averla. D'altro canto invece Emperor, che ritorna con la LD di Baltier, quindi un buon banner effettivamente. Emperor che adesso ha preso un rework e comunque ha preso delle meccaniche, fondamentalmente, perché si tratta di questo, che lo rendono molto più appetibile e molto più interessante. Ovviamente ne parleremo poi stasera nel dettaglio su Twitch, però vi basti sapere che adesso Emperor praticamente dopo la X possiede un turno successivo con un action delay. Quindi vuol dire che finalmente Emperor può fare la X e poi sfruttare l'HP Triple Plus per triggerare e sfruttare l'attacco delle trappole. Quindi finalmente hanno fatto quello che idealmente per me era il gameplay di Emperor. Quindi un gameplay con un delay di azione abbastanza, diciamo, abbastanza ridotto, che gli consente di far attivare più volte le trappole, perché altrimenti il suo HP Triple Plus praticamente non lo vai ad utilizzare mai. Invece in questo caso abbiamo la fortuna di poter utilizzare
l'attacco Triple Plus di Emperor, perché appunto prendendo un no action delay è molto probabile che facendo scattare le trappole e per l'appunto effettuando delay abbiamo la possibilità di riattaccare con Emperor e quindi attaccare, diciamo, questo ciclo vizioso, no? Dove praticamente noi attacchiamo, delay, trappole, attacco, delay, trappole, eccetera, eccetera. Quindi finalmente Emperor è riuscito nel suo scopo. E infine hanno messo Zidane. Zidane, che era praticamente il mio, è stata praticamente la mia scommessa, dove appunto ho dichiarato ieri che sarebbe arrivato, dato che a fine mese prenderà rework. Quindi giustamente chi non lo aveva pullato prima ha la possibilità appunto di pullarlo adesso e aspettare successivamente la fine mese per poterselo buildare completo e vedere anche che cosa gli daranno con rework. Quindi scelta assolutamente azzeccata e scelta che ovviamente era anche abbastanza prevedibile. Detto ciò, poi vabbè c'è il banner ancora di Alfino, di Simur, di Leo e Charan e Van che ancora sono disponibili. Per quanto riguarda qui facciamo il free ticket subito, in modo tale da tagliare la testa al toro, poi dopodiché ci andiamo a fare le free multi e vediamo un pochettino quello che succede. In realtà qui diciamo che l'ABT probabilmente da conquistare dovrebbe essere quella di Emperor. Emperor è davvero davvero buono, quindi adesso bisognerà vedere effettivamente come farlo funzionare al top. Però tra Snow ed Emperor probabilmente Emperor è quello che ha preso diciamo il sopravvento. Poi ovviamente anche lui è un DPS magico, quindi se già magari avete fatto Van, se già avete avuto la possibilità di utilizzare Van, non utilizzate risorse su Emperor, perché comunque è vero che Emperor a mio avviso come danni sicuramente sarà adesso superiore a sarà decisamente superiore a Van, però peccato, mi sarebbe piaciuta una bella BT dalla free, anche perché Emperor comunque come BT mi manca. Possiedo tutto il kit completo, lo possiedo con artefatti e tutto, ma non possiedo praticamente la BT, quindi sarebbe stata bella una bella BT dalla free, in modo tale da avere risorse per lui. E vedi, LD però non male come pull. Non sarebbe stato male come pull, anche perché andavi a prendere gratuitamente già la sua LD, che sinceramente era molto molto valida. Qui invece abbiamo due armi che ovviamente mi mancano, quindi LD e BT e giustamente la orba azzurra, proprio perché sto banner mi sta dicendo no, non pullare, è inutile, non serviamo a niente. No, non è vero, quest'ora lo dovremmo vedere poi con calma. Tra l'altro io sento che mi sta finendo la voce in questi giorni, quindi devo un attimo risparmiarmi. E vabbè, qua giustamente pull abbastanza deludente. Potrei provare effettivamente qualche ticket, e tra l'altro mi verrebbe di più da provarli su Emperor, però su Emperor cercare la BT con i ticket è veramente un qualcosa di assurdo, mentre invece qui almeno l'LD la potrei cercare, anche se ripeto, non è un personaggio che mi ispiri più di tanto. Non è un personaggio che mi ispiri più di tanto. Potrei provare qualche gemma stasera per Emperor e vedere se effettivamente debba andare a pitare direttamente Emperor, perché la sua meccanica adesso mi piace particolarmente. Finalmente lo hanno reso così come lo desideravo io, cioè finalmente danno la possibilità ad Emperor di sfruttare l'attacco Triple Plus e danno ad Emperor la possibilità di essere più aggressivo possibile. Quindi finalmente ci siamo. Comunque, per il momento mi fermo qua. Abbiamo già parlato abbastanza. Vi do appuntamento per questa sera in live sul canale di Twitch. Parleremo della nuova modalità. Vedremo se spendere queste gemme su Emperor e poi decideremo il da farsi. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Vi aspetto ovviamente questa sera alle ore 9 su Twitch e quindi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!